Sono qui con l'amico Nando, siamo venuti a trovare mio papà e ho avuto la fortuna che venisse anche lui con sua moglie e io non lo sapevo, ma la carriera di Nando è stata 37 anni nel gruppo Fiat e ora in CNH ed è salito per la prima volta in vita sua su un'auto elettrica. Lui praticamente fin dall'inizio progettava motori diesel, poi ha fatto Nando, mi ha detto l'istruttore. Sì, così adesso mi licenziano. Vabbè, cosa ne pensi dell'auto elettrica? Non ci credevi che andasse così Non forte? pensavo che andasse così, veramente. No, è arrivato secondo. Non credevo che... Parla Vedi, andando in forte. due. Non pensavo che avesse una coppia così esagerata, sinceramente. Veramente mi ha lasciato... Però scusa, detto da te che praticamente è una vita nei motori, li hai progettati, li hai provati tutti. Mi stupisce molto, quindi vuol dire che gli italiani proprio non si immaginano minimamente delle Non si potenzialità. immaginano perché non hanno la possibilità di provarla, ovviamente, perché dipendiamo dal gasolio e dalla benzina e dipenderemo dagli arabi ancora per un po' di anni. Non è molto molto bello, Quindi dai. E ti non accorgo. dico altro. L'esperienza prima della Mini che voleva sorpassarci, ce la puoi raccontare? Lì mi dispiace un pochettino perché questo giovinastro con la fidanzata di fianco mi ha fatto capire che dovevamo toglierci dalla strada perché con questa macchina full electric che non andava avanti, e gli ho solo dimostrato che effettivamente anche una macchina elettrica può dare del filo da torcere alla sua Mini. Quindi, E poi mi c'è anche. dispiace per lui, ci è rimasto male. Poi ha suonato col Avrà detto clacson anche così per fare. parolacce. Avrà detto anche delle parolacce, sì. E Beh. vabbè, ha fatto il suo show. Insomma, secondo te quanti anni ancora perché si sviluppi questo nuovo mercato dell'elettrico? Ma Che Marchionne si convinca? se la gente non la prova. Se non la prova, magari ci vorranno ancora molti anni. Se la gente incomincia a conoscerlo, ce ne vorranno molti di meno. Quindi è bene che cominciamo a preoccuparci, dai. Meno male. Beh, detto da te, una vita nel mondo dell'auto mi fa piacere. Aboliamo il motore a scoppio con Nando. Basta. E sarà licenziato. No,